i giocatori che ho davanti siano assolutamente nelle condizioni di poter valutare e mi sembrano assolutamente coinvolti, perché di continuo si parla di quello che è poi il percorso, di quello che è il modo di sviluppare un allenamento stesso e di come correggerlo poi il giorno dopo, e sono tutti molto attenti a partecipare, per cui questa è la strada giusta, perché tanto per essere poi coinvolti è la conoscenza che devi dare a quelli che hai davanti. Le indicazioni sono quelle migliori che si possa dare, e poi se la risposta è questa è segno che sono giuste. Mister, le chiedo se sta pensando a un Inter un po' diversa in relazione al derby, nel senso che lei conoscerà a memoria il Milan e come gioca il Milan. Le chiedo se vuole cambiare qualcosa in virtù di quello che ha visto in passato, se si ripresenterà la stessa Inter, o se magari loro hanno questa difesa un po' lenta, giocano a tre, magari sta pensando a una punta in più. Se sta pensando, insomma, di cambiare qualcosa o no? Quello viene sempre valutato, tutte le partite, cioè giocatori come Eder, è chiaro che, siccome ti riferivi a lui, è chiaro che devi tenere in considerazione la possibilità di metterlo dentro in qualsiasi momento. Quelli di centrocampo è chiaro che li puoi far giocare o far star fuori in qualsiasi momento, e la qualità della squadra non viene abbassata di un centimetro, perché non si può tornare indietro di un centimetro, no? Vogliamo andare avanti. Per cui secondo me, quando poi si avrà bisogno e Cancelo sarà nelle condizioni, è un giocatore che ci può dare una spinta importante, perché sia da più offensivo che da difensivo è uno che conosce il calcio e che ha le qualità proprio di corsa, atletiche, per dare degli strappi importanti alla partita. Noi non siamo una squadra numerosissima, noi siamo una squadra giusta, una squadra corretta, e nell'essere corretti sono tutti poi nelle condizioni di essere buttati dentro da un momento all'altro. Li voglio così. A proposito di numeri, io volevo chiederle, siete rimasti in pochi da piano? C'è un giocatore su cui lavorerà di più, sia sul piano fisico ma anche e soprattutto sul piano psicologico, dei nove che sono rimasti? No, lavoriamo singolarmente, anche perché in quelli rimasti c'è rimasto tutta la linea difensiva, per cui diventa perfetto per fare il lavoro e per la conoscenza di Cancelo e di Dalbert, per quelli che sono i meccanismi della presa di campo e delle scappate, è fondamentale. Poi c'è Caramo, che è un ragazzino, allora ci si ferma un pochettino a parlarci, a farlo sentire più a suo agio, perché è giovane, ha qualche difficoltà poi di capire quelle che sono poi le nostre giocate, di conseguenza ci si mette lì e gli si spiega in maniera più approfondita, singolarmente. Da Borca Valero, visto che c'è anche lui, ci si fa spiegare molte cose e si sta zitti ad ascoltare. L'ultima qui, per piacere. Lei conosce bene Montella, la vedi in difficoltà in questo momento? Assolutamente, Montella io lo conosco bene, soprattutto nei momenti anche in campo, quando la sua squadra era un po' in difficoltà, era uno di quelli che voleva la palla addosso e che risolveva i problemi da solo. Qui ha bisogno anche di altri, però è uno abituato a giocare partite importanti, è uno che ho sempre ammirato e ho sempre dato attenzione a quello che lui ha fatto, sia da calciatore che da allenatore, perché è una bella persona, una persona che ha qualità, è uno che sa fare il suo lavoro e l'ha fatto vedere da tutte e due le parti. Perché non firmerebbe? Per cui una cosa meno questa. Un avversario è troppo importante. No, perché non firmerebbe, mister? Ha detto poco fa, non firmerei per il secondo posto, perché? No. Allora, dico che è troppo facile dire così, cioè firmerei per il secondo posto sicuramente, così, però è chiaro che la strada è ancora lunga e di conseguenza c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di sostanza, c'è bisogno di non sentirsi tranquilli, perché nessuno ti regala niente, noi dobbiamo andare a forzare la mano, dobbiamo alzare il ritmo, dobbiamo obbligare, dobbiamo costringere gli altri a prendere la forma che noi vogliamo.